Benvenuti youtubers a un nuovo video di gameplay di Otto. Non perdetevi in chiacchiere, non perdetevi in nulla e andate subito a vederlo. Buona visione! Salve ragazzi, spero che vi sia piaciuta l'introduzione un po' particolare di questo video. Ringrazio Kitty, la mia carissima amica, per questo piccolo extra che mi ha regalato e anzi un bacione, grazie. E adesso continuiamo con la nostra avventura. Questo quadro lo avevamo già tutto completato, quindi andiamo al prossimo. Vediamo. Oh, questo mondo già l'ho tutto completato. Ho completato anche tutti questi qua, ma sono bravissimo. Devo andare dalla mia sorellina a sbloccarne altri. Yeah! Yar! Beh, in teoria credo che sbloccherò un milione di quadri, perché da tantissimo che non tornavo qui. No, bellissimo! Hoi! No! La mia bella nave! Yar! No! Povera! Ma... Ah, giustamente ne ho sbloccati diversi, quindi stanno partendo più filmati. No! Babbo Natale! No! Voglio la slitta di Babbo Natale. Ne ho altri? No, ma quanti ne avevo sbloccati? Ah, questo è fuori legge, questo sarà ambientato nel vecchio West. No, gli ho rubato i soldi! Povera, sempre più di pietra. Yeee! Finito? Oh, meno male, ho finito. E allora, iniziamo da questa prima zona che avevo sbloccato. E io direi di iniziare subito dalla nave dei pirati. Via! Benvenuto a Veliero Due Ponti. Che è un fantasma, sicuro? Ninja. Che c'entrano i ninja? Bene, eccomi. Però io non capisco perché mi ha tolto i vestiti, dannato. Allora, avevo un bellissimo... Vabbè, non mi va di rimettermi tutto. Prendiamo solo le ali per il momento. Via. Allora, vediamo da dove posso cominciare. Ah, da qui. Pirata, ninja, pirata. Ho bisogno di qualcosa per regolare definitivamente i conti. Moschetto, direi che è appropriato vista l'ambientazione. Fallo fuori. Yeah, ciao. Meno male. Bravo, sei il mio mito. Poi? Oh, questo gabbiano. Vediamo, vediamo. Non sono mai accettato come pappagallo. Vediamo come cosa. Allora, prima di tutto un pappagallo deve essere colorato, variegato, quindi facciamolo rosso. Ah! Ha funzionato. Fantastico. Oh, qui. Che dite ragazzi, iniziamo subito con una sfida? No, dai, iniziamo qui. Siamo quasi senza munizioni. Metti qualcosa nel cannone. Mettiamoci. So che l'ho già usato per i miei video, ma lui ci sta sempre, quindi più di pai. Vai, spara più di pai. No! Yar! Posso utilizzarlo come avatar, bellissimo. Lo voglio. Assolutamente. Seleziona avatar, sì. Presto a me. Eccolo! Sì. Sarò un fantastico pirata alato. Oh mio Dio, chi? Nessuno può più fermarmi ormai. Vediamo, vediamo. Le sfide ho detto che le facevo dopo. Tu, chi è che ti ha segato le gambe? Dammi qualcosa da cui posso creare una gamba di legno. Un ciocco. Ciocco. Tieni. Becca. No. Pom. Olè! Fantastico, gamba di legno. Totale stars. Vediamo, vediamo. Tu. Che è Fusroda. No. È però un vichingo, ci ho preso. Qui. Dammi qualcosa in cui nascondermi affinché io possa evadere.
un vaso grande. Coccia. Contenitore. Fa molto oriente, dai. Fuga furtiva. Vediamo. Ma... sì, infatti è insospettabile. Oh mio Dio, no, la ucciderà. No, che bastardo. Proseguiamo. Tu, anatroccolo, niente. Dammi qualcosa per pulire. Pulire. Spray. So che non c'entra nulla. Nemmeno esiste. Sarto. Ma che... via. Coltello, teoricamente. Utensile. Va bene. No, vuoi proprio qualcosa per pulirla? Una spugna? Materiale? Ma che è? Qua. Poverina. Tu? Programmatore. È su una nave. Combatti la verità. Oh mio Dio. Interagisci. Capito ragazzi, dovete sempre comprarvi i giochi, come faccio io. Bravi. Andiamo qui. Ma c'è di tutto, anche un antico romano. Ma che nave è? Abbiamo bisogno di pezzi per giocare. Pezzi di cosa? Pezzi di... non fatemi diventare volgare. Domino. Pezzi di domino. Ah, un po' di tutto volevate. Ecco. Sempre così violenti sti vichinghi. Ah, vabbè, un tipo un guerriero. Ken, sei tu. Allora, ah, il fantasma di prima. Oddio, che più che fantasma, non so, sembra che... non è immerso. Dammi qualcosa da mangiare contro lo scorbuto. Ah, c'è lo scorbuto. Arancia. Tieni. Ottimo, scorbutici. Bene, vediamo. Oh, ne mancano due. Eccone uno. Ah, ed eccone un altro. Mi piace più l'uccello, quindi prima faccio l'uccello. Il nido del corvo è difettoso. Dammi qualcosa per costruire un buon nido. Vuoi, vediamo. Della paglia. Poi la scrivi giusto, Ottolino caro. Ok, tieni. Buono. Cra, beh, non ti vabbè. Mazza che uovo! Cosa esce fuori? Un dinosauro? Uovo di drago. Oh my god, cioè. Si aprirà mai? Non voglio scoprirlo. Tu, trova la mappa del tesoro e portami la mappa del tesoro. E se fosse... aspettate, datemi una... sciabola. Dai, solo non dite che non esiste una sciabola. Spada. Ma non volevo proprio questa, però. Attacca. Oh, dentro c'era il drago, effettivamente. Drago nero infantile. Vediamo. Troviamo questa... diavolo di mappa. Oh. Guardate, un fucile che lo abbatto subito. Fucile. Attacca, sì, accarezza, come no. Muori. Boh, ma guardate. Vediamo. Svuota. Oh, che culo. Cioè, veramente ragazzi, che culo. Via. Consegna. Ma chi sei, Batman, che voli via così? Poi vediamo. Gli enigmi li ho completati. Devo fare le sfide. Facciamo questa. Crea un nuovo equipaggio per la nave di pirati. Boh, vediamo. Pam. Oh, ma cosa sono diventato? I soldi. Cosa devo fare? Uh,
Lo scansafatica ha ereditato una nave di pirati vuota. Crea persone che possano far navigare la nave. Comincia mettendo al comando qualcuno di esperto alla navigazione. Ok. Vediamo, beh. Un navigatore. Plin. E questa era semplice. Adesso abbiamo bisogno di qualcuno che gestisca il tesoro. Scrivi qualcuno che ci sa fare con il denaro. Un genovese. No, scherzo ragazzi, non mi lapidate. Un banchiere. Plin. La difesa della nave è prioritaria. Metti qualcuno che conosce bene le armi nell'armeria. Vediamo. Un guerriero. Uno di quelli feroci, potenti. Oh! Sembra Conan il barbaro. Navigare in alto mare può mettere a pedito. Metti in cucina qualcuno che sappia cucinare. Lo chef Tony mettiamo. Però non esiste il chef Tony, quindi chef. Vada. No, nel forno! Ma no, svuota. Ok. Ma non bruciare tutto, eh? Com'è possibile avere una nave di pirati con una prigione vuota? Mettici un prigioniero. Cosa ci metto? Nella Iron Maiden. Dice sì anche vergine di ferro. Allora, vediamo, mettiamoci uno straccione. No, funziona. Diamoci allora un prigioniero. Prigioniero. Galeotto. Tutto tuo. E lì? L'equipaggio è quasi pronto al completo. Metti qualcuno che possa far navigare la nave nella coppa di vedetta. Bene. Capitano Findus. Capitano. Tenga. Ma sono troppo bravo. Yeah. Para pa pa pam pa pam pam. Para para pa pam pam. Bene, questa sfida è fatta e andiamo con la prossima. Andiamo dal fantasmino. All'equipaggio è successo qualcosa di terribile. Spezzane, sentite io come parlo. Spezzane la maledizione. Oh mio Dio, sono vestito fantasma, sono troppo carino. Ma che è sti zombie? All'equipaggio è stata lanciata una maledizione. Da ogni membro qualcosa a cui era interessato al guerriero del gruppo piacevano le armi medievali. Ok, diamogli un'arma medievale. Tipo un'ascia da guerra. Mio Dio, non è proprio medievale questa. Ah, invece sì, gli è andata bene. La prima maledizione è stata spezzata. Al membro successivo del... Al membro successivo piaceva acconciare i peli del volto in vari modi. Ma i peli del volto, di barba. Ma ora è quasi pelato. Dagli dei peli del volto di cui essere fiero. Chi sarà stato il barbiere? Lui? Proviamo. Barba. Peli. Era lui, perfetto. Bravo, è spezzato un'altra maledizione. Al prossimo membro piaceva la propria immagine, ma la maledizione ne ha fatto scomparire il corpo. Mostragli com'è. Ah, quindi lui. Prendo con uno specchio, anche se non credo che vada bene. Ah, perfetto. Vai, era un figone, era, ecco perché. Tre maledizioni in meno. Il prossimo membro era il più intelligente del gruppo. La maledizione gli ha tolto il cervello. Usa il blocco appunti per istruirlo. Vediamo. Un professore. Insegnante. Che effettivamente un professore può essere una persona o un insegnante. Bling. Porello, tutto spaventato. L'ultima maledizione riguarda il capitano della nave. Ricongiungelo a Polly. Oh no, dov'è Polly? Pappagallo. Animale. Oh mio Dio, si può usare anche quello. Cra.
Yar! Grazie, ma non sono maledetto, sono un vero pirata fantasma e tu sei su una vera nave fantasma. Yar! Fantastico! Oh mio Dio, erano tutti fantasmi. No! La maledizione della prima luna. Anche il professore è diventato fantasma. Ma anche il pappagallo. Bene, datemi la mia stellina. Parapapapapapa. Livello completato. Bene, anche questo è andato via. Bene, concludiamo qui questo episodio. Vi ringrazio come sempre per tutte le visualizzazioni e i commenti che mi state dando in questi giorni. Ringrazio particolarmente Kitty per la spettacolare intro che mi ha fatto per questo speciale episodio. E vi saluto per una prossima parte. Ciao ciao.